Palmano è considerato al pari di Pinocchio il personaggio letterario italiano più famoso nel mondo. In Italia sono stati venduti almeno 30 milioni di romanzi di Camilleri, quasi intorno ai 25 sono di Montalbano. Cuando hay un Montalbano nuevo, lo suelo leer de un atracón en cuanto me llega, luego se lo doy a mi madre, luego se lo doy a mi hermano, luego lo lee mi tío, una vecina. Forma parte del imaginario colectivo más allá de ser un personaje de mentira. En España conectó muy bien con el sentido humor, la defensa de una manera de hacer a la antigua, la burocracia. Salvo Montalbano è uno che quando si è presentato sulla scena parlava un'altra lingua, che nessuno capiva. Ma non soltanto la lingua scritta che si è inventato Andrea Camilleri. Parlava un'altra lingua perché ha dato nobiltà, questo poliziotto, a un genere che in Italia era considerato serie B. Camilleri era mayor que mi padre, pero tenían un sentido de la vida parecido. Hay una parte melancólica que yo creo que une mucho a Montalbano y a Camilleri, sobre todo ser fieles a la memoria. Il fenomeno Montalbano in Italia e nel mondo è stato qualcosa di veramente incredibile, perché non riguarda un libro, quindi Montalbano non è un bestseller, ma sono tutti dei bestseller. Andrea Camilleri scrisse Riccardino nel 2005. Riccardino per me è un final redondo della serie del commissario Montalbano. Camilleri ha fatto un po' quello che hizo Agatha Christie con Entelón, che scrisse Riccardino, la guardò in un cajón e dijo: quando io haya muerto, che salga questo libro, en el que yo acabo el personaje y lo acabo a mi manera.